Buongiorno a tutti ragazzi, allora Milan-Inter 1-1 il giorno dopo mi fanno ridere i commenti dei milanisti che parlano di partita stradominata addirittura, ma li avete visti gli highlights, no? Forse vi siete dimenticati qualcosa, vi è sfuggita qualcosa. Su 4 minuti di video di tutti gli highlights che trovate in giro su internet, più di 3 minuti e mezzo di video, ci sono solo calciatori con la maglia nerazzurra che creano occasioni, che provano a segnare. Cioè voi non avete fatto un cazzo, io ricordo un tiro di Leao al primo tempo. Correggetemi se sbaglio, da 40 metri che non ha imbenzerito minimamente Handanovic. E poi ricordo la punizione di Ibra e il palo di Selemakers. Basta, perché l'azione da gol che abbiamo fatto noi praticamente non è neanche da considerare occasione da gol, visto che Tomori non ci è andato neanche vicino alla palla. Forse neanche lui si è reso conto che la palla è andata dentro. Ve l'abbiamo fatto pure noi, autogol di De Vrij, clamoroso, quindi di che cazzo stiamo parlando? Poi tutte occasioni dell'Inter, insomma, quindi un risultato che si è stretto soprattutto a noi. Ecco, venendo alla partita, che cosa dire? Si parte subito con un rigore, insomma, nettissimo. Mi fanno ridere di nuovo i milanisti che parlano di rigori inesistenti quando l'anno scorso ne avevano di 300, di cui 299 che fanno ridere, però il regolamento dice che se c'è il contatto, e allora il regolamento dice che se c'è il contatto è il rigore pure per noi, avete capito? Quindi non ci rompete i coglioni, cugini milanisti del cazzo. Del cazzo, ecco, Çalhanoğlu sarebbe andato in porta a tirare, arriva il gambone di Kessié in mezzo alle gambe di Çalhanoğlu, quindi è rigore nettissimo. Provate voi, mentre siete in corsa con la bicicletta, a infilarvi un bastone in mezzo ai raggi dei cerchioni della bici, la ruota di davanti. Vediamo che fine fate, vediamo dove arrivate, è la stessa cosa. Bene, Çalhanoğlu, uno dei migliori in campo, insomma, che ha avuto le palle quadrate, poi si lamentano lì allo stadio perché è esultato, fatto e detto. Ma perché Ibrahimovic, quando segnava, quando è venuto il primo anno al Milan, dopo una lunga storia che ha avuto con l'Inter, diversi trofei vinti, insomma, che cosa faceva Ibra? Ricordatemelo perché non ricordo. Cosa faceva? Andava sotto la curva, no? E faceva così, quindi che cazzo volete? Quindi Ibra sì, a Ibra è permesso fare quel cazzo che vuole, agli altri no, non ci rompete le palle. Ha fatto bene Çalhanoğlu, dopo una partita che gli dicevano che era un figlio di puttana. Ha fatto bene, quindi bene così Çalhanoğlu. E doveva tirare pure il secondo, perché il secondo rigore è ancora più clamoroso del primo. E sta regola del cazzo che hanno levato, ma che cazzo fate? Quello è ultimo uomo, occasione chiara da gol, quello è rosso, e mi vengono a dire, tu ancora stai a 5 anni fa, la regola è cambiata, e hanno sbagliato, perché se non veniva falciato, quello era gol, sarebbe stata tutt'altra partita. Chiara occasione da gol, a 2 metri dalla porta, come cazzo si fa ad andargli il rosso? Quindi, per cortesia, quindi per cortesia. Purtroppo ci mangiamo anche quello lì con un Lautaro che, ripeto, vi dissi già in diversi video fa, non c'è più da 4-5 partite. A me preoccupano questi blackout che ha costantemente ogni anno Lautaro. Mi dispiace, ma Lautaro ieri proprio peggiore in campo, insieme a Dzeko, coppia d'attacco inesistente. Hanno fatto tutti i centrocampisti, gli esterni, bene Perisic, grandissimo Darmian. A centrocampo purtroppo Barella pure non mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto tantissimo Brozovic, perché poi comunque alla fine gli è stata fatta una gabbia intorno, sono stati bravi i milanisti, insomma, a chiuderli. A chiudere Brozo in difesa, De Vrij maluccio, soprattutto per l'autogol. Skriniar bene alcuni interventi. Il più bravo, insomma, in difesa per me è stato Bastoni, che si è proposto anche in fase offensiva in maniera egregia, soprattutto nel primo tempo, che ha creato diverse occasioni. Poi, parlando di occasioni, 2 occasioni di Lautaro, una quasi con la porta mezza vuota, una di Barella, 3 quarti di porta vuota. Al secondo tempo pure Vidal, cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Quando Çalhanoğlu arriva quel pallone lì sulla parte, insomma, sinistra dell'area piccola, e calcia potente in mezzo all'aria, e 2 giocatori si azzeccano che Lautaro non ci arrivano. Porca puttana, cioè, quella è un'altra occasione clamorosa. Il rigore mangiato, quindi di che cazzo state parlando? Tra l'altro, le uniche occasioni da gol che vi propongono negli highlights vengono tutti negli ultimi 10 minuti, quindi i tecnicisti che dicono poi ieri scandalosi, cioè ogni volta che attaccava il Milan si gasavano tutti, ma dai, con un'enfasi enorme quando attaccava l'Inter, cioè. Ma andate a cagare, sudditi di merda.
Sudditi di merda. Tra l'altro, ripeto, quella poca occasione sono venuti gli ultimi 10 minuti. Infatti, quello che non mi è piaciuto dell'Inter è il fatto che comunque abbiamo avuto una partita che sotto l'aspetto dei numeri di tiri, occasioni da gol è stata stradominata. Mi dispiace che abbiamo concluso la partita praticamente in panne, in balia dell'avversario. Ecco, questo. Non ricordo un Inter in balia dell'avversario da parecchio tempo, quindi, perché comunque l'Inter anche si è perso negli anni precedenti di qualche partita, insomma, però dava sempre la sensazione di potercela fare, di esserci, ecco. Non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti completamente siamo usciti dal campo. I cambi sono stati praticamente ininfluenti. Non è il solito Vidal che quando entra, insomma, in mezzo al campo domina. Non è stato il Correa che tutti quanti noi vorremmo che quando entra, insomma, si prende in mano l'attacco, faccia qualcosa, si proponga, qualche dribbling, qualche azione personale, niente di tutto ciò. Insomma, cambi che lasciano il tempo che trovano. E quindi alla fine finisce 1-1. Alla fine finisce 1-1. E quasi quasi alla fine stiamo andando a perdere. Perché abbiamo staccato la spina nel momento più bello, ecco. Quindi questa è l'unica cosa che mi è dispiaciuta. Niente ragazzi, che poi che cosa dire? Peggiore in campo secondo me, oltre ai due d'attacco c'è anche Barella. Io in campo Darmian assolutamente, Perisic pure è uno dei migliori. Assieme a un Calhanoglu inaspettato, ecco. Se Calhanoglu giocasse tre partite così. Mannaggia a lui, doveva tirare anche il secondo rigore. Mannaggia a lui. Quindi cari milanisti, fatemi una ragione, ma anzi, dovete essere anche contenti perché comunque una partita che se dove l'Inter se l'Inter avesse fatto 3 gol, insomma, non ci sarebbe stato niente da dire, o sbaglio. Quindi reputatevi felici e contenti di esservi portati un punticino per questo derby di ritorno. Va bene, ragazzi, iscrivetevi, commentate, fatemi sapere tutto quello che ho detto, insomma, se siete d'accordo con me, avete qualche dubbio, scrivetemi che commentiamo insieme, ok? Ciao.